Senta, lei lavora con le banche, anche con le banche italiane. Qual è lo stato di salute del sistema bancario italiano, secondo lei? Beh, non sono io a dirlo, ma è l'ECB che lo dice, quindi basta leggere i documenti della Banca Centrale Europea quando ha fatto l'assessment delle banche, e ci sono alcune banche in ottima salute, tra le migliori in Europa, come Banca Intesa. Il mercato lo ha riconosciuto. Banca Intesa oggi è la società che vale di più in Italia, è una banca, fa prestiti all'economia reale, ha il 90% del proprio attivo in Italia e vale più dell'ENI, prima volta nella storia dell'Italia, e è entrata nelle 50 prime aziende per capitalizzazione in Europa, nell'indice Eurostoxx 50. Questo è un segno, secondo me, di alta fiducia per l'Italia, perché di fatto che cos'è Banca Intesa? Il 25% dei depositi, dei soldi degli italiani in banca, dei propri risparmi e dei prestiti all'attività reale. Quindi un quarto dell'Italia è capace di essere nelle prime 50 aziende in Europa. Poi ci sono altre situazioni dove invece, secondo me, lì c'è stata mala gestione, intreccio tra politica locale e interessi personali, e lì abbiamo una serie di banche in amministrazione controllata. Penso che se uno prende il sito di Banca d'Italia ci siano qualcosa come 10-15 banche già in amministrazione controllata, e altre che probabilmente arriveranno, perché tutti gli anni la Banca Centrale viene e guarda caso fa i test non all'italiana, ma li fa con i criteri della Banca Centrale Europea, e tutte le volte che arriva la Banca Centrale Europea, vi posso garantire, trovano sempre, come dire, più accantonamenti, più perdite e più magagne. Questo ha forzato, la cosa positiva, un vero cambiamento, nel senso che questi i giochetti non li possono più fare, il sistema deve essere standardizzato, i costi andranno tagliati, e questo è solo positivo per l'economia reale, perché chiaramente c'era un'economia detta finanziaria negativa di queste piccole banche con intrecci della politica locale, che hanno fatto altro che servire i propri interessi e non quella dei risparmiatori e dei propri clienti. Caso Monte dei Paschi di Siena, emblematico per l'eccellenza. Non è tanto piccola Monte dei Paschi di Siena. No, certo, e probabilmente qualcuno dovrebbe andare a chiedere chi era la classe dirigente che negli ultimi 20 anni ha comprato Anton Veneta, voleva avere la banca rossa, voleva appoint il consigliere d'amministrazione, voleva gestire il board, decidere a chi dare prestiti. Penso che storicamente c'è un nome e cognome di alcune persone con una certa età in Italia di sinistra, che oggi hanno il coraggio di dire: dovete riconoscere il nostro lavoro fatto. Io vedo che è una banca che ha resistito le guerre di 500 anni, il Medioevo, ha resistito la, come si chiama, the plague, la piaga? Sì, peste? La peste, scusa, la peste, ma non è riuscita a sopravvivere, no? a 15 anni di PD con D'Alema, Bersani e i suoi amici. Questo è un dato di fatto, numero. E la cosa bella è che non lo dico io, lo dice la Banca Centrale Europea. Non è un'opinione, è un fatto. Va bene? Grazie. Salve.